Grazie, grazie mille. Io ruberò soltanto pochissimo tempo a fronte di così autorevoli oratori, però come ha detto giustamente Nino Zuccaro, facciamo un attimo una specie di piccolo time out. Allora, innanzitutto sono qui con due cappelli, come diceva giustamente Nino. Il primo cappello, vi porto anche un saluto del consigliere Marco De Giorgi, che è il direttore del da poco costituito ufficio per la valutazione delle performance presso il Dipartimento della Funzione Pubblica, con il quale collaboro in realtà da pochissimo tempo, da fine gennaio, che si scusa per non poter essere presente anche se era stato ovviamente invitato, ma ci tiene appunto a far avere i suoi saluti e ad esprimere il suo apprezzamento per questo lavoro di Giuseppe Beato, che è già stato tra l'altro oggetto di una nostra riunione interna, perché fra le tante cose che ci proponiamo di fare è anche quello di fare appunto un'analisi il più possibile mirata e dettagliata dei modelli alternativi a quello italiano che esistono per i sistemi di valutazione e di gestione della cosa pubblica e della pubblica amministrazione in generale, e quello illustrato in questa brillante presentazione è sicuramente uno dei più interessanti, fermo restando, come hanno ben più autorevolmente evidenziato coloro che mi hanno preceduto, le profonde differenze che esistono fra il nostro sistema e quello statunitense, che rendono oggettivamente difficilmente ipotizzabile un trasferimento tout court, però sicuramente alcuni principi ispiratori molto importanti ci sono. E cercheremo in qualche modo già nelle prime nuove linee guida che dovranno uscire entro la fine di maggio dell'ufficio, con particolare riferimento alla predisposizione dei piani della performance dei ministeri con riferimento al triennio 2018-2020, cercheremo di tener conto anche di questi modelli e anche di queste esperienze. Tra l'altro cercheremo di testare anche le novità che stiamo cercando di introdurre con dei laboratori ad hoc che verranno gestiti presso alcuni ministeri, e quindi cerchiamo insomma anche di avere un approccio molto collaborativo con quelli che sono insomma i nostri interlocutori privilegiati, ovvero le amministrazioni ai quali si applicano le disposizioni da noi emanate, cercando in questo modo di ottimizzarne l'efficacia e l'efficienza. Cambio rapidamente il cappello e adesso vengo ad essere, come diceva Nino, il presidente dell'Associazione degli ex allievi della Scuola Nazionale dell'Amministrazione. E in questo senso ringrazio sia gli organizzatori per avermi invitato a salutare e a poter esprimere il mio apprezzamento per questa iniziativa. Nel merito, ripeto pubblicamente quello che ho appena detto in separata sede al consigliere Deodato, grazie per questa boccata di ossigeno, nel senso che sottoscrivo in pieno tutto quello che ha detto. Fra l'altro avevamo già avuto modo come associazione di interfacciarci con lui in precedenza, e già sapevamo insomma che su alcuni temi avevamo un comune sentire in merito ad alcune forti perplessità che i progetti di riforma che abbiamo visto negli ultimi mesi presentavano. E certo, anche da questo punto di vista il modello americano, ripeto, pur con tutti i distinguo che è inevitabile e necessario fare, potrebbe essere un interessante punto di riferimento anche per, credo anch'io, inevitabile confronto che dovrà esserci nei prossimi mesi a fronte del nuovo tentativo, speriamo stavolta veramente serio e veramente ragionevole e razionale, di riforma della dirigenza pubblica. Ringrazio ancora la Nuova Erica Pubblica e Giuseppe e Nino per l'invito, e buon proseguimento. Grazie a tutti.